E Infocilento oggi nella bellissima cornice di Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate, qui per un grande evento che rientra appunto nella Kermesse Arena in Villa, organizzata proprio da Cilentomania con il patrocino del comune di Castellabate, ma con tantissime altre realtà. Un ringraziamento va al direttore artistico Pino Oliva. E allora venite con noi a scoprire questa fantastica serata in compagnia di Gigi D'Alessio. Mamma mia, ma quanti ne siete stasera? Parecchi, eh? Un sacco. E quindi allora qua ci dobbiamo dare da fare, perché qui non è che canteremo, qui canteremo tutto. Io parlerò poco, ma canteremo tutto, le nuove, le vecchie. Quindi tanto non avete niente da fare, rimanete alle spiagge, giusto? No, anche perché vi devo dire la verità, stasera non siete proprio assai. Abbiamo voluto fortemente quest'anno creare questa arena in Villa per Castellabate Novecento. Sapete, noi quest'anno festeggiamo i nostri 900 anni e quindi è stata l'occasione giusta per dire facciamo questa arena in Villa, in modo che questa arena possa essere negli anni un appuntamento costante, quindi sicuramente la vorremmo, come dire, ampliare nel corso del tempo. Quindi diciamo che quest'anno è stata una grande scommessa, la scommessa vedo che sta riuscendo. Questa sera abbiamo questo splendido concerto con Gigi D'Alessio, vedo tantissime persone già arrivare, quindi è un sold out già da diverso tempo, quindi questo ci fa ben sperare per fare anche altri eventi importanti, e quindi continueremo su questa scia sicuramente, insomma, perché veramente rappresenta un appuntamento importantissimo per tutto quello che sarà l'estate qui a Santa Maria e in tutto il comprensorio, devo dire, del Cilento. È un lavoro sicuramente di sinergia tra il comune che ha sponsorizzato e patrocinato questa splendida iniziativa, nonché l'associazione Cilentomania che sta gestendo, diciamo, la parte interna alla villa. Il comune sta gestendo ovviamente tutta la parte di sicurezza all'esterno, viabilità, parcheggi. Abbiamo dovuto fare un grande lavoro di squadra e questo devo ringraziare davvero tutte le forze dell'ordine, i vigili, la protezione civile, che stanno dando davvero una grande mano, tutte le altre associazioni presenti, dalla Croce Rossa e tutte le associazioni, voglio dire, che partecipano a questo grande evento. Diciamo che tutto quello che sta avvenendo a Castellabate sta facendo sì che Castellabate stia avendo davvero un momento molto particolare rispetto agli altri luoghi che sto vedendo. Castellabate, diciamo, è un luogo molto gettonato, questo ce lo possiamo dire e ce lo dobbiamo dire, quindi Castellabate sta lavorando bene, sta facendo grandi numeri. Innanzitutto io ci tengo a ringraziare tutti gli amici, i collaboratori di Cilentomania, tutto lo staff di Cilentomania, soprattutto l'amministrazione comunale, il Parco Nazionale, che ci hanno dato la possibilità di, come dire, di dar vita a questa esperienza che è Arena in Villa. È un progetto che parte quest'anno e non si fermerà mai più, perché quando iniziamo a fare un qualcosa difficilmente ci ferma qualcuno. Tutto quello che vedete qua è tutto lavoro e sacrificio di soprattutto dell'associazione turistica Cilentomania, che da anni crede in questo progetto, e poi naturalmente la valida collaborazione del comune, del Parco Nazionale, che non possono che, come dire, essere anche fieri e orgogliosi di ciò che stiamo facendo. Come dicevi giustamente tu, Gigi D'Alessio è il primo di una kermesse importante quest'anno, che vedrà qui Gigi Finizio, Ricciardi, Peppe Iodice, Biagio Izzo, insomma c'è veramente tanto da divertirsi. Il giorno 8 ci sarà il professore, quello che è sul canale 21, Amedeo Colella, che ci farà divertire tantissimo insieme a Lino D'Angiò e l'altro artista napoletano, che comunque sono anche loro un fiore all'occhiello. E come dire, continueremo, i sacrifici sono tanti, però sono quei sacrifici che ti vedono poi ricompensato quando, ecco, arriva questa gente, tanta gente contenta, la gente si divertirà e sicuramente tornerà. Noi ce la metteremo tutta per farla tornare sempre più con il sorriso e con la voglia di vivere anche i nostri territori, perché Cilentomania è anche prima di tutto è una situazione di promozione del territorio, e quindi la nostra mission è quella di far arrivare quante più gente possibile qui nel nostro territorio. Questa è un modo per far arrivare tanta gente, ma ne troveremo tanti altri anche attraverso gli eventi fieristici ai quali partecipiamo da anni.